Questa storia inizia a farsi sentire. Ormai sono 6 giorni che tento di raggiungere quel dannato castello, ovviamente senza successo. Todd, prima di salutarmi, mi ha dato una polverina speciale ed ora mi vedo a camminare tra le nuvole. Dovrei smettere di assumere questa merda. Ormai sono talmente vicino al castello da sentire le grida di quella puttana bionda arrivare fino a me, ma sembrano tutt'altro che di dolore. Quella dannata tartaruga probabilmente si sta divertendo molto ed io ho intenzione di interrompere tutto ciò. Guys, Randyran here. Benvenuti in questo nuovo video qui su Super Mario Bros. Wii U Edition. Oh, allora, siamo nei livelli dell'isola meringa, della nuvola meringa, non mi ricordo mai come si chiama. E iniziamo benissimo facendoci togliere il power up del fungo. Grazie Mario, no? Cioè, davvero, guarda, io ti voglio molto bene. E vabbè, e quindi niente, siamo molto molto vicini, brothers, al completamento, alla fine, al flimplotamento. Si può dire? No, non si può dire. Comunque, al completamento del gioco. Ci siamo davvero 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 vicini. Infatti, questo è il penultimo mondo. Poi ci sarà il mondo della boss battle finale, quello con Peach. E con Bowser, per intenderci, quello lì dove c'è appunto Peach, quella troia bionda che è stata rapita e che, oh mio Dio, purtroppo dobbiamo anche salvare, perché sinceramente ne farei volentieri a meno, ma quanto sono idiota. Cioè, io prendo il potenziamento più forte del gioco e giustamente mi butto contro i nemici. Grazie Mario, davvero, quando fai queste cose sotto il mio controllo ti amo particolarmente tanto. Ecco, tipo adesso, più o meno siamo allo stesso livello di amore totale e di oh yeah bitch. Mio, oh, salta. Olè, e mo mi butto. Aiuto, ok. E quindi niente, brother, siamo molto molto vicini. In teoria e anche in pratica, l'episodio della settimana prossima sarà l'ultimo episodio di Super Mario. Lo so che adesso tutti quanti piangerete tipo: no, Randy, come l'ultimo? Bro, cioè, il gioco è finito. Non è che... Oh merda, il gioco è finito. Non è che posso, cioè, non è che me ne posso inventare altri livelli. Cioè, in realtà ci sono tanti livelli che non ho fatto. Però mi sembrerebbe una stronzata, sinceramente, di ritornare nei vecchi mondi, soprattutto per come ho impostato io la serie. Quindi la finiamo così. Settimana prossima, boss finale, ci massacriamo. Facciamo: ehi Bowser, tu tartaruga cresciuta male, con non lo so, qualcosa nel culo, e lo uccidiamo. Allora, questo livello non l'ho fatto, quindi io direi di fare questo livello, perché sapete che potete anche non saltare alcuni livelli. Ok, questo va avanti solo quando c'è Mario su. Perfetto, ottimo, perfetto. Bitches. Gelo, non ci voglio mai credere. Non ci voglio, ma è il potere più figo di questa terra su questo livello. No, vai. E qua, com'è? Così? No, madonna Mario, perché Mario, why? Portiamoci questo, non si sa mai. Ah, aiuto. Mamma mia, è un casino questo livello, mamma mia Mario. Te pareva che non lo prendiamo su per il culo in maniera bellissima come solo noi sappiamo fare? Ma alla fine ci siamo abituati, brothers. Oh, no, questo scende, scende anche un po' troppo se ci resto su. Prendiamo il checkpoint. Allora, mi piacerebbe sapere nei commenti che gioco vi piacerebbe vedere durante il sabato al posto di Super Mario. Io ho avuto diverse idee, vi devo dire la verità, ma non ve le dirò finché non leggo prima i vostri commenti. Voglio sapere appunto quello che volete vedere voi e poi in base a quello mi regolo. Scusa, ZR è questo? E Y? Ah, no, è Y. Porco cane! Guarda, ZR, Y. Ah, ok, perfetto. Oh yeah, bitches. Ogni tanto mi dimentico i comandi, brothers, ma è una cosa normalissima. Se non fosse così,
Io probabilmente non mi chiamerei Randy Renna. Oh no, 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 no. Merda, merda, merda. Dai, non ci voglio mai credere. Non ci voglio mai credere, sono morto come un idiota. È tosto quel pezzo, bro. È tostissimo. È tostissimissimo. Ci torno. Ok, bro. Mamma mia, Randy, il rischio. Mamma mia. Ah, ma ci posso rimanere contro, giusto? Sono un pirla, sono. Sono un pirla, era facilissimo, brother. Sono una stronzata. È una stronzata, Mega Galattico. Oh. La provaggine. No, non mi puoi cascare in testa dopo quello che ho fatto. No, non ci voglio mai credere. Ho fatto una cosa troppo pro, sono morto come un coglione. Non ci voglio mai credere. No, adesso è un fatto di principio. Io finisco questo livello. No. Ok? No. Ok, lo finisco. Ritorniamo verso la fine dove ero arrivato prima. Ok, bros, ce la possiamo fare, forse. Forse ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, Randy va, e Randy salta. Boom, vaffanculo, tutte mie. Gna. Fighissimissimo. Ok, adesso andiamo al boss di metà livello. E la cosa mi preoccupa alquanto, perché se non ricordo male, questo castello era davvero tosto. Se non ricordo male, madonna. Nuvola Meringa. Ah, sì che era tosto questo. No, signore, vi prego. Ecco, iniziamo benissimo. Grazie, pezzo di merda. Abbiamo qualche bel potenziamento per iniziare? Figo il livello? Domanda da... No, abbiamo solamente la stellina. La stellina me la tengo, sinceramente. Sinceramente, la stellina me la tengo. Allora, vediamo un pochino di riuscire a prendere il fungo. Il fungo di Jesus. Oh, via. Tanto di là ci sarà una moneta, sicuro. Non ci interessa. Almeno per il momento non ci interessa. Aha, salta. No. Ok, morto. Oh là, vai Randy. Mamma mia. Ma non ci voglio mai credere. Guarda, questi salti sono la cosa più brutta che abbiano mai inventato su Super Mario. Proprio quelli di questo livello. Non li sopporto, brothers. Non li sopporto proprio, vi giuro. No, non capisco perché. Non capisco il senso di tutto ciò. No, ma dai, non puoi mandarmi. Ma non ci voglio mai credere. Sono un coglione. Supero quella parte. Ok, bros, aiuto. Come cazzo me ne vado da qui senza farmi prendere da quello stronzo? Mamma mia. Madre. Ok, adesso ci sono... Ah, gli scheletri. E come cavolo li faccio fuori senza il fiore? Non li faccio fuori senza il fiore. Oh yeah. Cavolo, potrei fare il cantautore, brother. Sarei meglio di molti cantautori italiani, davvero. Cioè, le mie canzoni potrebbero... spopolare nel web e diventare peggio di quei tormentoni trash che ci sono qua su YouTube. Ok, checkpoint. Oh, finalmente il checkpoint. Potrei godere io di questo checkpoint. Salve, sì, buongiorno. Adesso se riusciamo a fare una parte non troppo complessa, io sarei una persona molto felice, oh mio Dio. Allora, salta qui, poi salta qui. Oddio, non cadere. Non voglio mai cadere. No. Facciamo le persone per bene, please. No, ok, saltiamo di qua, eh. Ah, cosa c'è? No. Randy. Ok. Facciamo le persone... Oh, sì, alleluia... No! Non ci voglio mai credere, no, raga. Ah, questa è sfiga, questa è proprio sfiga, cazzo. Ok, me la sarò pure cercata io facendo quel... Sì, però... No, cioè, no, cazzo, quella è proprio sfiga. Ma è proprio sfiga forte, ma è sfiga. Quella seria, quella sfiga. Ok, allora, vediamo di saltare. Salta qui. Ok, what the fuck. Ok, questo è utile. Cos'è, un attentato alla mia vita quello? No, pezzo di troia, non fare queste cose con me. Io vi voglio bene, io voglio bene a tutti quanti. Pace e amore. Non è vero. Andiamo, metà livello. Ma quello è Baby Bowser. Sì, è Baby Bowser quello sul Marma Brothers. È Baby Bowser. Ok, il maghetto. E cos'è?
chi è? Quand'è? Oh shit. What? Ok, dobbiamo uccidere il maghetto. Perfetto. Ah, sì, sì, me lo ricordo, sta Christus. Però, non puoi venirmi al contrario, bom morto. Bella, 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 bella. Ok, lancia quella roba lì. Non ci facevo prendere questa, altra roba qui. Allora, non è una boss battle difficile. Non ci voglio mai credere, io mi sono dimenticato. Ok, ci sono tornato. Brothers, sono a dir poco, non so se dire contrariato, oppure schifato, oppure entrambe le cose contemporaneamente fuse insieme mentre si scambiano effusioni di qualsiasi tipo, per quello che mi è successo prima. Cioè, sono un coglione, ma proprio con la C maiuscola, figa. Sì. Ma anche sì. Ok, allora, bitch. No, no, ma non si fa così. Guarda che adesso cadono tutti. Ecco, perfetto. Buono. Allora, la bomba chissà se cadrà o tornerà indietro. Immagino che torni indietro. E infatti, ah no, è caduta. Ok, appari qui e io ti inculo. Perfetto, adesso corri, 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 corri. Oh yeah. Corri, 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 corri. Ok. E poi corri, corri, corri. Salta, salta. Allora, vediamo di non distrarci come è successo prima e di non prenderlo nel culo come è successo prima. Oh, bitch, ce la finisci! Oh, allora, dicevamo, vediamo di correre come ho fatto. Lei ha aumentato la dose, capisco. Ha deciso che devo morire qui in questo istante, no? Perché ci sta riuscendo per il verso giusto. Oh, bitches. Oh yeah. È Mario Win. Questo potenziamento, brothers, è la cosa più OP che abbiano mai potuto inventare in un gioco di Mario. Non so se è una cosa bella o una cosa brutta in realtà. Però ci piace. Ci piace un sacco. Allora, saltiamo la casetta dei fantasmi perché mi sta sulle balle. Proprio sì. Allora, facciamo che andiamo dritto. E poi andiamo giù. Poi, mamma mia, no, manco il cazzo. Cosa dobbiamo fare qui? Queste cose non le ho sopportate, sinceramente. No, sulle nuvole. Guarda come salto sulla nuvola. Oh, bitch. Ok, cos'è quella stellina? Oh, yeah. Ok, possiamo farcela. Possiamo un gran farcela. No, no, non mi scadere, no, ora! Quella è... Ma cosa cazzo è? Una trollata epica? Sì, una trollata epica. No, no! Adesso scade il tempo, non ci voglio mai credere, guardate. Adesso scade 4 secondi, signore. No, non ci voglio mai credere. Tempo scaduto il cazzo! Beh, mi è caduta la stellina giù, dai, non si fa così. Ok, giustamente è come se fossi morto. Oh, yeah, oh, yeah. Perfetto. Io direi di fare così a questo punto. Questo va su, poi questo va su e poi vaffanculo. È mio ed è tutto mio il potenziamento figo. Tutto mio, mio, vaffanculo. Premiamo B e ci facciamo il potenziamento figo. Questo livello non l'ho mai fatto perché, come vedete, sono passato al centro l'ultima volta che ho fatto questo pezzo di storia. E quindi vediamo com'è questo. Questo incoraggiante livello di Super Mario Bros. Ok. Apri! No, non mi interessa. Io voglio il mio potenziamento figo. Oh yeah, bitches. Allora, io non mi ricordo in quale Mario, ma mi sembra in quello per il New Super Mario bla 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 per... per Nintendo DS. Sì, per Nintendo DS. Si poteva praticamente, quando avevi già un potenziamento, bitch, quando avevi già un potenziamento, quello che prendevi, tipo da una cassa, eccetera eccetera, andava nello schermo di sotto e diventava un potenziamento che potevi utilizzare quando volevi, in tutti i livelli che volevi. Ed era una figata immensa. Perché l'avete tolto? Ok, che facilitava un sacco le cose. Probabilmente è quello il motivo. Però, perché? Cioè, era una buona idea. Potevate metterlo anche qui su Wii U invece di mettere due schermi, pad e televisore che fanno vedere la stessa identica cosa.
Sì, perché se ve lo state chiedendo, sul Wii U questo gioco fa vedere la stessa identica cosa in entrambe le visuali, sia pad che televisore, ed è inutile se non per far sprecare batteria al gamepad, che è davvero, brother, se la batteria del gamepad del Wii U dura un cazzo, due ore, ma... Io in due ore non inizio neanche a giocare a Monster Hunter in due ore. E si scarica. Devo comprarmi un pad pro. Beh, ho finito anche questo livello. Mamma mia, sono un pro assurdo. Andiamo di qua. Ci facciamo l'ultimo qui. E poi la prossima settimana, quindi il prossimo episodio sarà l'ultimo. Oh mio Dio, perché ho voluto fare questo livello. Il prossimo episodio sarà l'ultimo, e nel prossimo episodio, come già vi ho detto, andremo a uccidere Bowser. E la lotta con Bowser ve la faccio vedere, perché mi sembra giusto. Ah, ma io pensavo fossero cattive. Nuvola di merda, non fa male il fumo. Dai, non ci voglio mai credere. Oh, guarda quanti. Tutti miei. Ok, salve, buongiorno. Io intanto sento il mio iPad che sta squillando come un pazzo. Fa plim plim plim, mi stanno arrivando 7 milioni di mail, plim plim plim. Ok, oh bitch, no, scendi tantissimo, ecco. Semmai non dov'ero andato io rischiando la vita, bla bla bla, però... Non ci voglio mai credere. Ok, bro, ci siamo tornati. E voglio mantenere la calma, perché siamo morti come dei coglioni. E non voglio morire ancora come dei coglioni. Quindi, con molta calma. Visto che posso volare. Vaffanculo, bitch. E ci andiamo a prendere il... what? Ah, ok, no, pensavo scendessi, invece mi ha sputato su come una liquirizia avariata. Ci andiamo a prendere il checkpoint, dicevo. Yep. Morici malissimo. Oh, questo, grazie mille, 1000 punti in più ci fanno sempre comodo. Non so cosa cazzo servano... Cosa cazzo serva il punteggio in questo gioco, ma ok. Penso che serva semplicemente per un fatto di... Oh mio Dio, Randy Rena! Più o meno. Per dire che hai fatto il record mondiale, ultra fucking bitch! Quant'altro. Però, oltre a questo, mi sa che non serve a molto. Giù. Oh là. Ce la portiamo questa, perché potrebbe tornare utile a fare queste cose così. Oh yeah. Perché le nuvole? Programmatori, io vorrei dirvi, perché le cazzo di nuvole? Ok, perché mi volete far morire? Cioè, io lo so, voi volete bene alla mia persona. Ho detto, ma sì, Randy ha bisogno di un paio di infarti. Se no, poi come io li facevo venire, se noi ci mettiamo le nuvole nei livelli in cui la telecamera è fissamente mobile, nel senso che è sia fissa che mobile, perché cioè, nel senso che non segue i tuoi movimenti. Brothers, bro, questo gioco ogni tanto mi fa davvero uscire di senno, però è una figata, quindi compratelo. Ok, bro, abbiamo finito anche questo livello. Spero che questo video di Super Mario vi sia piaciuto. Lasciate un mi piace, un commentino, passate dalla pagina Facebook che trovate qua sotto nella descrizione, no? Quindi date un'occhiata a tutti quei bei link, anche alla pagina di Ask, eccetera, eccetera. Mi raccomando, lasciate un mi piace, un commentino, enjoy e che rende con voi. Bye bye.